Buongiorno e benvenuti a questa intervista. Oggi siamo onorati di avere con noi tre figure di spicco che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del pensiero umano e sono Aristotele, Stephen Hawking e Epicuro. Stephen Hawking, celebre cosmologo e fisico teorico, ci condurrà in un viaggio attraverso la profondità dello spazio e del tempo, illuminandoci con le sue visioni pionieristiche sull'origine e la struttura dell'universo. Epicuro, filosofo greco del periodo ellenistico, ci guiderà nella ricerca della felicità e del benessere attraverso la sua dottrina della talassia e del piacere moderato. Aristotele, filosofo greco antico, noto per i suoi contributi alla logica, all'etica e alla metafisica, ci offrirà preziose riflessioni sulla natura dell'uomo e dell'universo. In questa conversazione unica esploreremo i pensieri e le idee di queste menti brillanti, cercando di trarre ispirazione e saggezza dalle loro prospettive senza tempo. Senza ulteriori indugi, diamo il via a questa stimolante discussione che partirà con Paolo Pozzolini che intervisterà Aristotele. Buonasera Aristotele, vorrei parlare del concetto dell'universo come lo si intendeva ai suoi tempi. Qual è la sua versione dell'universo e della sua struttura? Io credo che l'universo sia eterno e diviso in due parti, al centro la Terra e i cieli che la circondano. La Terra è composta da quattro parti e le stelle sono incastonate in delle sfere concentriche. Benvenuti a un'esclusiva intervista con Epicuro, uno dei più grandi filosofi dell'antichità, noto per il suo insegnamento sulla talassia e il piacere come fondamenti per una vita felice. Attraverso questa conversazione esploreremo la sua visione unica dell'universo. Salve Epicuro, grazie per averci concesso questa intervista. Potresti spiegarci come la tua concezione dell'universo si adatta alla tua filosofia del piacere e della talassia? Certamente, secondo la mia visione del mondo, l'universo è composto da atomi, che sono dei piccoli corpuscoli che compongono tutto ciò che abbiamo attorno, compresi noi stessi, la nostra anima. E diciamo che l'universo e tutto ciò che è attorno a noi avviene non per volontà di una qualsivoglia divinità, ma per delle vere e proprie forze sovrannaturali, o meglio dire, forze naturali che agiscono sul movimento di questi piccoli corpuscoli. E infatti questa struttura dell'universo in cui appunto gli dèi non agiscono, ci permette di vivere secondo una filosofia che si basa sul piacere, sul vivere senza presenza di passioni e senza avere paura neanche della morte. Tanto non esiste nessun Dio che agisce appunto su di noi, sulla nostra anima dopo la morte. Alla nostra morte la nostra anima si disgrega proprio perché è composta da vari corpuscoli che sono gli atomi. Grazie di cuore, è stato un piacere. È un onore avere con noi il rinomato cosmologo Stephen Hawking. Professore, vorrei chiederle, come vede lei il contributo dei buchi neri all'evoluzione delle galassie e quali sono le implicazioni di questa relazione per la nostra comprensione dell'universo? La presenza dei buchi neri all'interno delle galassie ha un impatto profondo sul loro destino evolutivo. I buchi neri supermassicci situati al centro delle galassie, ad esempio, influenzano il movimento delle stelle circostanti e regolano la formazione delle strutture galattiche. Le collisioni tra galassie possono anche portare alla fusione dei buchi neri, generando eventi estremamente energetici come le onde gravitazionali. Perfetto, grazie mille per la sua disponibilità.